Andiamo. No, cambia che via, rotta le più, dai. Ci ripensato. Vai. Popla, inaugurato. Tanto auguri, per questa sede ci avete anche lavorato, l'avete fatta bene, è bella ed è un punto importante proprio di passaggio per saltare. È un passo, un passettino che facciamo per fare in modo che a saltare quello che si è sempre sperato in qualche modo di farla vivere anche con un po' di turismo, di conoscenza, di persone che vengono qua e possono frequentarla, questo è intanto un passo, non risolve tutto ovviamente. Ma faremo altro. Comunque una sede che è giusto che ci sia, un ufficio che è giusto che ci sia, qui ci sono anche tante prospettive, già cominciamo a ragionare, con la Proloco, questo collegamento con quel balì, è importante, da cui saltare la deve essere scoperta, la scoperta la fatto scoprire che noi. Auguri in bocca al lupo a voi. C'erano mille impegni, non potevo mancare neanche. Grazie. Come diceva il sindaco, quando ci si mettono le donne le ragazze, sono veramente dai. Non potevo, veramente mi ha fatto piacere, ecco, che poi qui vedo l'inizio del paese, proprio la sede. Mi auguro che ci siano altre manifestazioni e lui sarà presente. Ecco, dicevo prima alcuni suggerimenti, sindaco, suggerimenti che loro sono giovani, non peraltro. Dice, si potrebbe dare un po'. È giovane per testarli, eh? È testato, infatti. Mi ha credito per fare, che noi come Proloco, come un gestiamo in piccolo anche il servizio civile. Quindi potrebbe fare adesso che c'è la sede, anche la domanda. È un po', la prassi è un po' lunga, perché poi sembra per tutti finire al ministero. Sì, però se fa la domanda, un'occasione eventualmente, per, proprio stamattina c'è stata la selezione di 80 ragazzi delle Proloco. Per tenere aperto anche l'ufficio. Tenere aperto l'ufficio. Il contributo è poco, però almeno riesce, il ragazzo lavora, il ragazzo è più umile e l'ufficio è aperto. Quindi noi ci siamo, ci serve qualcosa, ci sentiamo ogni tanto, fate iniziative e noi vi supportiamo. Grazie a voi. Lo santo amo, Padre nostro, che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore Padre Santo, mando il tuo angelo che visiti, conforti, difendi, illumini e protegga questo luogo. Da salute, pace, prosperità e custodisci tutti nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E tanti auguri. Grazie. Quindi due benedizioni.